Basket e Olimpiadi. Prosegue il nostro cammino lungo la storia dei tornei cestistici olimpici e il racconto dei protagonisti azzurri. Dopo Roma 60, la volta di Tokyo 64, ma ancora una volta con noi Paolo Vittori, che partecipò a Tokyo alla sua seconda Olimpiade. Lo ringraziamo ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti voi, è un piacere risentirti. Ecco, credo valga la pena per chi non ha assistito alla puntata di Roma ricordare brevemente qualche dato anagrafico di Vittori, classe 38, nata a Gorizia, dove ha iniziato a giocare, l'esordio in Serie A con la Moto Morini Bologna. Ci sono poi i 6 anni a Milano con la Simmental, impreziositi da 4 scudetti, 2 volte anche il titolo di miglior marcatore del campionato. Ancora trofei, poi nei 5 anni con l'Ignis, 2 scudetti, 2 coppe dei campioni, una coppa delle coppe, ben 3 coppe intercontinentali. Vittori è un'ala di 1,91 o 1,92 forse, con doti fisiche e tecniche notevoli, ed era molto versatile in ogni zona del campo, attacco, difesa, in attacco sicuramente un ottimo realizzatore. In maglia azzurra dal 60 al 68 ha disputato un mondiale, un europeo, ha vinto un'ora ai giochi del Mediterraneo di Napoli nel 63 e 3 Olimpiadi. Della prima abbiamo già parlato, Roma 60, dopo la prima che segnò il suo esordio. Da quell'esordio Paolo Vittori diventò una pedina insostituibile nella nazionale di Nello Paratore, che quindi lo inserì nella formazione per Tokyo, che qui vediamo schierata con 7 conferme di Roma 60, che andiamo ad indicare: Vianello, Gavagnin, Vittorio Appunto, Sardagna, Pieri, Augusto Giome, Lombardi, e 5 new entry, se così possiamo dire: Bufalini, Flaborea, Masini, Bertini e Pellanera. E ai 2 estremi, coach Paratore, l'assistente Giancarlo Primo. Ecco, Paolo, com'era? Cos'era quella nazionale? Era un'ottima nazionale, era molto, diciamo, molto unita. In questa nazionale solo due personaggi giocavano più che per la nazionale per se stessi, e che c'è in nato che qualcuno gli piace far gol, qualcuno gli piace far canestro, però gli altri 10 erano tutti che giocavano solo esclusivamente per vincere. È dappertutto che magari qualcuno volesse più bello, mette un capo di Armani o mette qualche cosa. E per resto, però, un'ottima nazionale. Che qui vediamo in partenza per Tokyo, volti sorridenti, con quali speranze e con quali ambizioni siete partiti per questa sua seconda esperienza olimpica? Ma noi, sai, una volta c'era Stati Uniti e Russia che erano inarrivabili. Stati Uniti per la bravura e Russia per la forza fisica che avevano. E noi, da buoni italiani, non avevamo paura di nessuno ed eravamo anche contenti. Contenti, strano che siamo contenti perché almeno il 90% di questi avevano paura di volare. Dovevamo fare 18 ore perché mi pare che abbiamo fatto la rotta nord, polo, lost, non so cosa. Abbiamo fatto una scala a Hong Kong ed era tradizione che la sera prima di partire si andava a cena tutti insieme, poi si montava sull'aereo, si prendeva un mezzo coso lì per dormire perché eravamo tutti un po' paurosi di viaggiare in quei tempi, ma niente di grave. Comunque ci si prendeva in giro, c'era Bertini il filosofo, Sardagna che era di una cultura veramente grande, Masini giovane ma molto promettente, Gavagnin una roccia, insomma una bella Giancarlo Primo che avrebbe preso la nazionale qualche anno dopo, molto molto capace e amico dei giocatori.
amico, intendo dire che magari avevi qualche cosa, andavi da lui e te la risolveva, oppure, sai, quelle quattro parole che dite bene ti aiutano. Si vola a Tokyo e questa è la fantastica cerimonia di inaugurazione di Tokyo, alla quale però, a quanto pare, lei non partecipò, se non a quantomeno dal vivo, è vero? No, io non ho partecipato e mi dispiace moltissimo, ma avevo proprio male una caviglia ed era gonfia. E il fatto di stare 7 ore, 6 ore in piedi, non era consigliabile, non era assolutamente consigliabile, però ero sugli spalti a fare il tifo. Una manifestazione così, non so, ma dura 4 ore, perché prima che sfilano tutti, 3 ore, arrivi lì, tutti coi pullman, tutti pronti, insomma, c'è un'organizzazione dietro mostruosa, perché tutti vedono lì il pubblico, che belli, sono colorati. E poi lo spettacolo è che ti vedi dei paesi che non hai mai sentito neanche nominare, perché nella geografia, chissà, il Ghana una volta, io più di Lucinico, Cormos, Gradisca, lì, i paesi vicino a casa mia, non conoscevo. E vedere questi qua che con i loro abiti, non della festa, come i giapponesi, kimono magari, ma questi con i loro abiti colorati sfilavano. Era uno spettacolo che secondo me ogni tanto la televisione dovrebbe far vedere, far rivivere ai giovani, interessarli con delle parole un po' importanti, dire: guardate, questi sono i giovani, diciamo quasi tutti sono i migliori del mondo, anche perché vabbè, qualcuno è rimasto a casa, magari, no? Sono bravi anche quelli che sono rimasti a casa, ma comunque questa è la nostra gioventù. E avrebbero fatto tutti, dovrebbero nominarli ambasciatori dello sforzo. Fisico. Cosa vi ricorda questa immagine? Questo, a questo stadio, mi dico, dove mi ha dato grandi soddisfazioni, perché abbiamo vinto molte partite, e un paio di delusioni, perché tu puoi perdere, perché gli altri sono più forti, ma quando perdi, quando tu sei più forte, la delusione è molto grossa. Le prime due partite, Messico-Porto Rico, due vittorie, poi la sconfitta con la Polonia, poi ci sono altri due successi. Questa è una delle più belle foto che io ho anche a casa, con il mitico, 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 mitico Giordani, e quando sono arrivato a Milano mi ha quasi adottato. Mi veniva a prendere ogni domenica che giocavamo in casa, andavamo a San Siro insieme. E se c'era posto mi sedevo, se no sui scalini. E 5 minuti prima finisse la partita, di corsa andavo al palazzetto. E Rubini mi dice: ma sempre in ritardo sei? Ma sono già caldo, sono già sudato. Vianello impegnato proprio contro la Polonia in quella sfortunata partita. Il Nane Vianello è uno dei più grandi giocatori che ha avuto l'Italia. Accennato al Giappone. Questo che tira canestro si chiama Fumihiko Moroyama. È stato quello che ha segnato più punti nella partita contro l'Italia. Una partita stranissima, giocata alle 9 di mattina, dopo che voi avevate battuto l'Ungheria la sera prima. E questa è stata la sconfitta determinante per la mancata qualificazione. Ricorda questa disavventura col Giappone, l'ho appena accennato prima. Quello che ti dicevo prima, Lombardi 24 e abbiamo perso. Oh, adesso sarà caso. No, ma lui rimane un grande tiratore, per l'amor di Dio. Loro dicevano che abbiamo rivalità, ma io manco per me. Io avevo la rivalità con la Virtus Bologna, ma non con Lombardi. A me, se fermavamo Lombardi, vincevamo, ma niente, io non ho mai avuto niente. Difatti, il suo funerale ero l'unico. Io ero là, eravamo i sei, e non c'era nessun giocatore, solo io. Dunque, pensa a te, ma non ho mai avuto niente, non ho mai vinto niente, devo avercela. Tiratore, bravo, sì. Non mi diceva niente, non è che se tu mi dici rivalità con Alesini perché volevo fare bella figura davanti a lui perché era capitano,
Ma lì abbiamo sbagliato nettamente, anche se questo ha fatto obiettivo. Ma chi lo ha marcato? Probabilmente abbiamo sbagliato anche di marcarlo. Non è possibile che uno ci faccia lì tutti quei punti. Abbiamo sbagliato sicuramente, abbiamo sbagliato tutti i quintetti. E poi se noi abbiamo il problema di giocare la mattina, ci alziamo alle 5 di mattina, punti, ma di quanto abbiamo perso? Di poco? Di 4 col Giappone. Ma sì, abbiamo buttata via, doveva farci tornare a nuoto. Guarda, io ti dico, non è da vergognarsi, il paratore ha fatto delle cavolate. Purtroppo. Ma, dire, questo... no, ma è mica una vergogna che ha sbagliato. Cioè, non è... Allora ci raccontiamo le storie e diciamo, ah, che bravo, ah, che buono, ah, che sfortuna. No, l'abbiamo buttata via e colpa è stata anche... Ha sbagliato i quintetti e tornare a casa con... Buttare via la possibilità di beccare una medaglia e io l'ho avuta tante volte la possibilità e purtroppo mi è sfuggita sempre per un pelo. E infatti qui Italia quinto posto, che è un posto onorevolissimo se vogliamo. Sì, però, sì, sì, sì. Però sì, poteva scapparci la medaglia. Sai, quando sei lì e davanti 10.000 persone, arrivi anche terzo con una medaglia al collo e io andrei a dormire ancora adesso con la medaglia. Alla sera metterei la medaglia e vado a dormire. La medaglia d'oro la vinse ancora una volta, la vinsero ancora una volta gli Stati Uniti, trascinati da questo signore qui, Bill Bradley, che sappiamo poi venne in Italia, giocò come secondo straniero nel fortissima. Uno dei grandi protagonisti sportivi di Tokyo fu Valery Brummel, saltatore in alto. C'è un ricordo particolare di Brummel? Ah, io sono andato, pensavo che durasse di meno, e invece sono andato a vedere allo stadio, brutto tempo, piovigginava, e poi alle 6-7 è cominciato a venire anche buio, c'era freddo, e allora questi, ho visto la preparazione di questi, no? Allora, ogni salto devono aspettare che gli altri 20, non so quanti sono, saltano. E poi mette su la tuta, mette su un'altra tuta, mette su una cosa per la pioggia, poi una coperta, poi tira giù, poi riscalda, ti cade, non finiva più, è durata 6-8 ore, non so quanto. E siamo stati lì, io mi pare con Flaborea e forse non so un altro. E l'abbiamo vista tutto. Dovevano vincere gli americani, invece hanno vinto i russi. Oh, altro protagonista. Questo, sia lui che Dordoni erano due miti. Poi Gorizia è sempre stata, dove io sono nato, è sempre stata molto vicino all'atletica leggera. Avevamo anche una discreta squadra, qualche nazionale. E guarda, siamo stati delle persone eccezionali. Ecco, gli atleti, come qua adesso, non so se vivo o morto, ma questi ogni tanto dovremmo vederlo in televisione. Questo faceva 50 chilometri e faceva questo e magari dice quattro parole. E invece noi la storia, come ho detto prima, non esiste. Noi non... Niente, ma non per me, che io ho tanti amici... e sono abbastanza aperto adesso, ero molto chiuso fino a pochi anni fa, ma vedo proprio che dovremmo fare queste cose. Non dico come in America che c'è la foto dei tuoi campioni in palestra e tutti sanno chi sono. Qua è nato Garibaldi, ostia. C'è niente. Tu hai fatto, hai vinto il coso e nessuno si ricorda. Si ricordano Trieste, magari il Nino Benvenuti, ma perché è Trieste? Ma se no già... Invece ricordare ogni tanto non sarebbe male, secondo me. E come Abdon Pamić, questo è stato un altro protagonista, lo statunitense, che fece 10,6 nei 100 metri, miglior risultato di sempre nelle piste non sintetiche. Chiudiamo con questa cartolina di Tokyo, proprio nel periodo, nei giorni delle Olimpiadi e con il ricordo di Paolo Vittori della città, dell'atmosfera che si visse
che si viveva a Tokyo in quei giorni? Io ho avuto la possibilità di andare in due momenti che avevamo vacanza, i migliori loro rioni, Shibuya, Abashi, mi pare, e Ginza, dove si svolgeva tutta l'attività commerciale, tutti i ricchi, ha comprato un po' di regali per la mia famiglia e per qualche amico che mi aveva detto di comprare, come si chiama, delle macchine fotografiche. Ed è loro, mi ricordo, che avevano fatto un appello a tutti i ladri di Tokyo e li avevano messo in carcere, fatti sparire per quei 20 giorni delle Olimpiadi. E questo sono sicuro perché ce lo dissero e non ci sarebbe, loro li hanno cancellati. È stata un'idea super, super pensata, molto bella. E erano molto disponibili. Poi tu vedi, le loro tradizioni, ma tu vedi i grandi grattacieli, come vai dietro, vedi l'antico Giappone, vedevi le case piccole, le geishe, queste cose qua. Fantastico, guarda, un paese molto rispettoso, molto, molto attento, non potevi mettere il piede fuori dalla riga che veniva l'ometto a dirti, uè, metti a posto. C'era il villaggio olimpico, dove, che ho già detto l'altra volta, per le Olimpiadi, dove ci si trovava tutti quanti, ed era un ex, una ex casa, a due piani di legno dove c'erano stati gli americani. Un villaggio americano, che cos'è lì? La caccia alla bicicletta, perché da dove stavamo noi andare al ristorante c'erano 2-3 chilometri e avevano messo a disposizione delle biciclette, che tu andavi in bicicletta, la lasciavi davanti al ristorante, beccava qualcuno addirittura dormiva con la bicicletta in casa perché l'indomani mattina andava a fare colazione in bicicletta. Pensate, bello, ma ho dei bei ricordi, mi sarebbe piaciuto stare lì ancora qualche giorno, conoscere di più le loro tradizioni, anche se un pochino lo sappiamo, perché è un popolo che si era risollevato da tutto quello che era successo, lavoratore. Quando sono rimasti in Italia, chi aveva comprato Masini, una cinepresa, un altro aveva, il Giomo aveva preso una macchina fotografica e la finanza li ha beccati e allora gli ha fatto lì verbale cose. E io ho visto lì, non so, quelli mi pare della scherma, sono andati fuori con un tir di roba. Ho visto, mi pare, Mangiarotti fare un visto, perché loro ti guardavano la borsa e mettevano un visto col gesso, no? E questo si metteva i visti da solo. Lì sono stato di un ganzo, perché avevo anch'io 3-4 macchine fotografiche per i miei amici di Gorizia, e allora sono andato da un finanziere, ho aperto una borsa e mi ha detto ok, poi sono andato da un altro, apri un'altra e hanno visto sì le 4 macchine fotografiche, ma 4 finanziere differenti. Sono stato lì un playmaker mai visto in quella casa lì. Ma non facevo contrabbando, li portavo invece. Comunque anche qua una grande soddisfazione, a parte il quinto posto, la gente respiri proprio l'aria olimpica e come ti vedi la gente ti saluta perché hai o giubbotto, o cosa, la cosa, ti saluta. Chi sa l'inglese anche fa 2 parole, tutti quanti molto, molto, molto disponibili, molto in amicizia. Guarda, una cosa, bisognerebbe poter mettere in una bottiglia l'aria che respiri lì, no? E ogni tanto sei a casa, 8 anni, farti un bel respiro, no? A tirare su, no? E stare questo.